diamo il buongiorno a chi ci sta seguendo. Abbiamo iniziato con Arisato, così scherzando con Maria Chiara, con gli altri, perché è tutto un ambiente, diciamo, nuovo stamattina, nel senso che stiamo per organizzare il nuovo programma. Sta per partire il mese di ottobre il nuovo programma che si intitola Rumore. Ma prima di iniziare, Maria Chiara, io voglio ricordare un nostro amico, sì, che è venuto a mancare 2 giorni fa, sì, è un po' lontano da qua, diciamo, però sì, era sempre vicino a noi. E sono 30 anni che io frequento Sanremo e sono 30 anni di amicizia. Ieri è venuto a mancare all'età di 61 anni ed è Salvatore Esposito, il proprietario di Napoli Air, il ristorante dove noi mangiamo, dove, sì, mangiano tutti gli artisti di solito di, sì, Sanremo. Sì, è anche un po' il luogo di ritrovo, no? Dove, è la sera, amico, dove la sera ti ritrovi lì e fai un po' il tuo Toto Sanremo, chi vince, chi non vince, insieme agli altri delle altre emittenti, per cui Napoli Air era un luogo proprio iconico di sanremese. Però noi torneremo, sì, intanto andiamo alle condoglianze alla moglie e ai figli Nicolò. Sì, e nipote, tutta la famiglia, tutta, sì, la famiglia. Sì. È stato un brutto colpo. Allora, Maria Chiara, come stai innanzitutto? Molto bene, guarda, torno in TV dopo quasi un anno e mezzo, un anno bello sabbatico. No, il mio profumo è sempre quello, diciamo. No, sempre... C'è una cosa che non cambio mai, Giovanni, è il profumo, pensa tu. Quello allora, è sempre allora sentivo la puzza prima. No. Sempre il profumo. No, torno in TV dopo quasi un anno e mezzo, forse qualcosa anche in più, perché poi ho fatto anche altro, insomma. Sono stata dietro le quinte per un po'. Insomma, vogliamo ricordare quest'anno e mezzo cosa hai fatto, perché diciamo hai fatto cose importanti, produzioni importanti, hai fatto interviste importanti. Diciamo che io ne sono onorato, orgoglioso di te, perché sappiamo che sei partita da qua. Sì. Sei partita della mia testata giornalistica, il primo servizio lo facesti con me alla stazione di Sant'Eufemio, ti prendesti un grande cassiatone insieme. Ma quelli non mancano mai nel nostro mestiere. Esatto. Però, guai, diciamo, se non ci fossero. Se quel cassiatone è servito tanto, il risultato è stato positivo. Sì, 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 il risultato è stato positivo e ancora tanti altri ne avrò, perché non si finisce mai di imparare. Allora, cosa hai fatto in quest'anno? Cioè, dico e non dico, perché ancora non è uscito, quindi non posso dire molto, però ho lavorato a un documentario che andrà in onda, spero, tra qualche mese. Un docufilm o documentario? Un docufilm, insomma, sul maxi processo Rinascita Scott, e lo vedremo fra qualche mese, quindi non posso dire dove, ma già chi lo ricordiamo si la sa, produzione, che è importantissima. La produzione è importantissima, c'è stato un grandissimo giornalista che è francese, che è Jacques Charmelot, che è il marito di sì, Gruber. Sì, sì, esatto, François Chaillet, insomma, una produzione bella ricca, e spero di, insomma, che prima o poi andrei in onda di vederlo insieme a tutti voi, ma questo poi ne parleremo quando, esatto, sarà possibile. A proposito di questo, io mi ricordo la prima volta che ti ho conosciuto, eravamo, perché è strano che non ci siamo conosciuti con lei, eravamo nel Teatro Grandinetti, sì, ah, mi vero, ricordo, sì, 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 e io, sì, avevo bisogno di qualcuno che mi insegnasse un po' l'italiano, così scherzando, ma parlo seriamente, che mi facesse un po' di speaking in italiano. Allora, siccome lei è molto preparata, laureata, insomma, gli fece la proposta. All'inizio la proposta fu presa un po' come un approccio. Ma io pensavo che però tu no, stessi io non scherzando, ero un approccio, perché dico, ma insomma, la tua lingua madre, invece no, non era uno scherzo, perché tu volevi realmente approfondire. Essere più preciso nelle domande, non sbagliare, sì, i congiuntivi, sì, queste, sì, cose. Ho detto, America, se mi fai un po' di scuola. Però non gliel'ho fatta, però alla fine non l'ho fatta. Me l'ha fatto durante, diciamo, dietro le quinte dei servizi che abbiamo fatto poi. E così è nata la nostra amicizia, è un'amicizia, sì, profonda, collaborazione, sì, sì, con tutta la sua famiglia. E la prima cosa che mi ricordo benissimo che mi disse Maria Chiara: il mio sogno è diventare giornalista, e io gli ho promesso, tu diventerai giornalista, perché sei una che gli piace fare questo mestiere, gli piace la gente, stare in mezzo alla gente. Mi piace molto. E sì, poi la giornalista deve vivere il servizio, non deve stare seduto in scrivania. È vero. E queste furono le prime
che poi furono confermate anche dal marito di Lilli Gruber. Sì, ma da diverse persone che poi ho incontrato nel corso del tempo. Vedi, allora, la cosa che facciamo spesso, in cui pecchiamo, no? È di dire, impari questo mestiere solo quando arrivi a toccare certi vertici. In realtà non è così, perché forse quando arriviamo a toccare determinati vertici siamo già quasi finiti. Io torno con piacere qui nei tuoi studi, qui a Globo TV, STV, perché è la mia casa e sarà sempre così. Non rinnegherò mai questa realtà, nonostante magari si facciano dei passi in avanti con persone che ti stimano, e poi il lavoro cresce, deve crescere, no? Non rimane solo qui nella città di Lamezia Terme, però l'importante è non dimenticare da dove si viene. E tu sei stato, questo lo dico sempre, quindi chi mi conosce lo sa, lo dico a tutti, un grande maestro in questo mestiere, perché è vero, puoi avere i tuoi momenti, no? No, però è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Ma tu mi hai insegnato a fare questo mestiere, mi hai messo una telecamera in mano, un microfono, mi hai detto vai. E io avevo anche paura, ricordo i primi tempi, insomma, non sono stati facili, c'era tanta paura di sbagliare. L'ho fatto all'interno di un zuccherificio, che si trovava un cadavere. Sì, dove si trovava? Con i carabinieri. Dove avevano violentato una ragazza. Era stata violentata una ragazza. Per esempio. E quindi da lì poi tutta la mia storia televisiva con te, insomma giornalistica, con tutti i tuoi collaboratori, che devo dire continua, e sono ben felice di continuarla. Insomma, poi tu mi dicesti voglio intervistare Lilli Gruber. Era uno dei miei sogni, quello di trovarmi faccia a faccia. Perché Lilli Gruber, ricordiamo, è un ambiente di guerra, grande giornalista, a Rai 3, è vero. A Rai 1, insomma è una delle massime autorità del giornalismo italiano. Certo. No? C'è chi piace, chi non piace, ognuno può dire quello che vuole. E lei poi, dopo tanti contatti, aver lavorato con il marito di Lilli Gruber, che insomma eri nell'interno dello staff del docufilm, Maria Chiara Caruso. Sì. Posso continuare? Sì, vai, tranquillo. Maria Chiara Caruso fece la proposta per la presentazione di Lilli Gruber al Teatro Grande. Sì, perché tra l'altro la Gruber era stata qui nei primi, ora non ricordo se fine anni 80 o i primi anni 90, ed era stata proprio a Lamezia Terme, ma non ci tornava da quel periodo lì. Ed era uscito un libro molto interessante, un suo libro, su Martha Gellhorn, che era anche lei un'inviata di guerra, scritto con Jacques, e quindi ho colto la palla al balzo. Insomma, questo era uno dei miei grandi desideri, trovarmi faccia a faccia con lei. Però la cosa bella qual è? Che non sei stato tu a cercare lei, no, è stata lei a cercare te. Sì, è vero. E questo è stato un altro passaggio. Questo è vero, perché io non mi ero messa avanti per, in realtà, avevo solo proposto di organizzare questa. Fu lei che ti chiamò e si propose, sì, disse, insomma, se tu eri interessato. Avrei piacere che lo facessi tu. Che emozione hai provato a proposito? Quando hai sentito il gruppo in realtà telefono, che chiama Maria Chiara Caruso. Ma guarda, ti confesso tantissima, perché è stata, per chi fa questo mestiere, noi scegliamo delle figure di riferimento, c'è la Botteri, c'è la Gruber, ma ci sono tante altre, anche giornaliste americane che io ammiro moltissimo, le inviate di guerra. Però, ecco, quando mi chiamò la Gruber la prima volta, quando la sentì per telefono, non ti nascondo che ho provato una fortissima emozione, e ancora adesso, se ripenso a tutti i giorni in cui c'è stata, perché poi c'è stata tutta un'organizzazione dietro, insomma, avevo tutto un ufficio stampa sì, molto rigido, sia qui che la forma ci tengono. Certo, poi è un personaggio, comunque un bel personaggio, non tramonterà mai la Gruber, voglio dire. Quindi, e poi lì allora eravamo nel pieno vortice Gratteri anche qui, quindi e quello è stato un particolare, Maria Chiara, perché è stato un particolare. Gratteri, dove tu hai collaborato per questi anni con il dottor Gratteri, ne hai viste cose che ha fatto. Sì, beh, ho seguito tutta sai come ha lavorato, sai come la pensa,
sai il momento che scherza, sai il momento che non scherza. Sì. Insomma, e questo ti ha riempito di esperienze, no? Sì, molte esperienze. Mi ricordo una sera, questo aneddoto lo ricordo, che tu presentavi il libro del dottor Grateri. Sì, eravamo a Sant'Andrea sullo Ionio. E mi ricordo, venne il dottor De Gratteri, noi chiedemmo al capo della scorta l'autorizzazione a riprendere, perché bisogna chiedere sempre l'autorizzazione al capo della scorta, non è che te la dà Gratteri e puoi riprendere. Certo. Allora io mi messi là, il dottor Gratteri per l'amor di Dio, gli disse, la prima cosa che gli disse Maria Chiara, non io, il dottor De Gratteri davanti a me, dottore, allora siamo pronti. Ti disse il dottore Grateri: Maria Chiara, dimmi una cosa, mi hai studiato il libro prima di parlare con me? Ti ricordi quella è sera? È vero, abbiamo allora iniziato così. Speriamo che ha studiato Maria Chiara. E poi lì io ho dovuto fare mille preghiere. È stato il momento di fede massima della mia vita, perché quando una persona del genere ti dice: ma hai studiato? È come quasi una sfida, no? Ti sfidasse a dimostrare quello che sono quella sera, poi. No, andò bene, perché insomma avevo studiato. Ecco, una cosa molto importante è davvero studiare in questo mestiere, proprio studiare tanto, sempre leggere continuamente, informarsi continuamente, anche quando sembra di avere la verità in mano, non ce l'hai. Quindi no, questo è vero, quello che dice Maria Chiara. Io non sono stato un grande studioso, no? Lo sai benissimo il modo come mi comporto, come parlo, si vede, l'atteggiamento già si vede. Però ho imparato una cosa, che prima di avere un ospite seduto a fianco a me, me lo devi studio. Studiare. Tu lo sai che quando io so che domani mattina c'ho anche a Maria Chiara, vicino, io devo studiare quello che ho fatto l'ultimo anno. Certo. Perciò devi sapere dove vai a parlare. Tu non puoi avere un personaggio vicino e non sapere di che cosa parlare. Assolutamente. E quella è la cosa basilare per un giornalista, no? Assolutamente sì. Ecco, questo è uno dei consigli più importanti che possiamo dare a chi magari vuole fare questo mestiere, continuare a studiare, e io spero di studiare sempre. Se c'è una cosa che mi piace fare è questo, continuare a ricercare, a capire. Questo è il segreto un po' per tutti, quindi mai sentirsi arrivati. Io però, vedo ma lei è chiaro, mi piace a me giornalisticamente, perché parlo seriamente, perché è una poliedrica. Perché poliedrica? Perché ti va dalla letteratura, che legge sempre, che è una passione, mangiatrice di libri. È solo una passione, una semplice passione. Questo ti completa. È una che, se devi scherzare, scherza nel servizio. Sì. Se ti devi fare una cosa intellettuale, te la fa, però ti fa anche Sanremo, che è molto ludica la cosa. Ma, no? Ma anche difficile nello stesso modo. Ma è molto difficile e fa parte sempre del bagaglio esperienziale che un giornalista dovrebbe avere. Poi è chiaro che uno magari si specializza in un settore e uno dice a un certo punto: ho provato a fare tanto, sono brava in una cosa, sono più brava in quella cosa lì. Poi è una giornalista che si è fatta per la strada. E ancora continua. Lei gli piace la strada, non gli piace la scrivania. No, non mi piace. Fanno giornalisti, lo fanno anche bene, per l'amor di Dio, che sono in redazione, li chiamo giornalisti della scrivania, che prendono la velina e trascrivono. Invece tu sei uno ricerca la notizia, vai a trovare il pelo nell'uovo. Sempre, e questo a te. Diciamo che rompo sempre un po' le scatole. Poi viene della scuola del dottore Gratteri anche. Ma di Jacques Charmelot, sì, con Jacques Charmelot devo dire tantissima esperienza. Ti dico, e questo quello che dici, un po' mi imbarazza, perché non sono una da grandi complimenti, anzi sono molto autocritica, cioè con me stessa. Questa mattina i complimenti sono elegantissimi. Grazie. Oh, sei pure buona stamattina. Ci sta, fa parte, anche l'occhio vuole la sua parte. Te lo dico perché me lo posso permettere. No, però tornando seri, è vero che, allora, mi sento molto più vicina al popolo. A me piace il popolo, a me piace dire le cose come stanno, mi piace far capire a chi ha il potere di sistemare le leggi e di farle a misura del cittadino, che la legge non è sempre corretta, anzi nel 90% dei casi non ci accontenta mai e non è corretta nei nostri confronti. Quindi mi piace dire questo, mi piace poter far sì che
che il cittadino, che il popolo si senta vicino ad un sistema che in realtà forse spesso non lo vuole il cittadino, perché è più comodo così. Allora a me questo passaggio mi piace questo del giornalismo, allora, se riuscissi a fare questo un giorno sarei felicissima, ancora ho tanto da imparare, quindi non sono ancora, sei giovane, ancora sono ancora troppa acerba, però sto imparando, quindi questo... C'è stato questo tra me e Maria Chiara, tutto lo staff, insomma, c'è stato questo distacco di 2 anni, no? Possiamo dire, perché più o meno sì, distacco televisivo perché ci incontravamo, però lei è impegnatissimo col docufilm di Nicola Gratteri, è impegnato nelle sue interviste, impegnata nei libri, nelle varie iniziative che ci sono state, ci sono varie cose. Avuto momenti della vita particolare, però in relazione a Dio abbiamo superato tutto. Io ci siamo incontrati un giorno e abbiamo detto: Maria Chiara, ci siamo guardati negli occhi e mi fa Maria Chiara, mi stai facendo la corte? No, non te la farei mai la corte. non gli ho detto questo, anche se molti ci hanno provato a dirlo. Ma non è vero, non esiste, perché io ho molto rispetto delle persone amiche. Vabbè, ma c'è un affetto unico tra me e Giovanni. Proviamo a fare qualcosa in televisione. Abbiamo detto. Ritorniamo insieme. Però ci manca una terza persona che non poteva mancare. Sì, perché era la parte pazza, diciamo. No, la parte allegra, no, ma anche professionale. No, il problema è che lei è la parte seria. E questo allora è il sono punto. Io la parte. Siamo noi siamo il problema. No. Sì, questo dobbiamo capire. Quindi la nostra Chiara, la nostra brava Donatella. No, Donatella Lucia, che Donatella è ormai con me cammina da anni, nel senso che io la voglio sempre. Ho iniziato con un'antipatia, mi ricordo che gli ero antipatico. Ma non è vero, era così. No, comunque eppure prima... è una grande simpatia, una grande amicizia, ci abbracciamo ovunque ci vediamo. È bello. No, abbiamo bisogno. Allora, la verità è questa: quando si costruisce un programma da zero, diverso come lo è il Rumore, non è il giornalista che fa il programma, certo, è lo staff che c'è dietro. E quindi quando tu hai sperimentato una persona che negli anni è stata sempre precisa, non ti ha mai fatto mancare nulla, ti fidi perché è una persona corretta, vera, non ti prende in giro, cioè, non ti fa andare, c'è una persona di fiducia, allora tu la devi portare avanti. Io penso questo. No, è vero. Quindi il bisogno di avere una come Donatella accanto in questo programma, che è un programma difficile, un po' complicato. Allora, è arrivata Donatella, quando abbiamo parlato, dovevamo individuare che tipo di programma che bisognava fare. Facciamo? Perché la politica sicuramente è l'anno politico della media. È il nostro, è l'anno della politica. Lo farà qualcuno sicuramente. Ci manca all'interno della nostra televisione, perché parliamo del nostro Interland in questo caso. No, perché di politica si parla sempre. Sì, noi l'abbiamo fatta anche, no? Però volevamo unirla a qualcosa di più concreto. Perché si fa la politica? Allora, si fa la politica perché per salvare un po' dove ci sono i problemi, si risolve. È tutta politica, no? Sì, è sempre politica. È sempre politica, perciò... però un intrattenimento con i servizi esterni, varie inchieste, in modo che la gente viva quel tipo di servizio, no? Ecco. E sta attaccata alla televisione, anche perché oggi come oggi stare attaccato a una televisione è difficilissimo, perché ci sono i social, perché ci sono le grosse testate nazionali, i grossi network che la fanno da padrona e noi siamo piccolini. Sì. Però se il piccolino fa un buon prodotto viene seguito anche. Sì, perché la gente locale interessa il prodotto locale. Ma sai che molte le TV nazionali, le emittenti nazionali, si rifanno anche alle piccole emittenti per i servizi. Per i servizi che servono in un territorio, abbiamo fatto tante, lo sappiamo questo benissimo, per cui io non farei più una distinzione tra piccole emittenti e grandi emittenti. Io penso che l'informazione, se è di qualità, e noi piccole emittenti dobbiamo capire anche questa cosa qui, no? Che l'informazione di qualità va fatta, o che sei una grande emittente o anche se sei una piccola emittente, quindi non c'è più questa differenza, non la dobbiamo fare più. Noi puntiamo in questo programma che si chiamerà Rumore, che partirà insomma tra poco, e vi accompagnerà in tutto il percorso delle elezioni politiche. Perché noi chiaramente parleremo di questo, avremo i nostri ospiti qui in studio, ovviamente i candidati di tutte le varie fazioni politiche.
per cui però accompagnato sempre con un servizio di un problema. Però ci sarà sempre che farà parte del loro programma. Esatto. O non fa cioè parte. Parliamo di cose concrete, cioè allora la peculiarità della politica, tu lo sai bene, è quella di fare molte parole. Perché chiaramente è la loro natura, no? Il politico è un bravissimo oratore e su questo lo sappiamo. Il punto è che l'ars oratoria deve essere unita alla concretezza, cioè ciò che si promette, che è lecito, perché durante la campagna elettorale c'è come una, quasi una stesura di un copione da seguire, no? Come se tu avessi un canovaccio, hai quei punti lì che devi andare a dire. Anche perché quello va ad incrementare un po' il furore del cittadino. Però nel momento in cui noi viviamo quotidianamente come cittadini italiani, non solo calabresi, e certo, come cittadini italiani, non solo lametini, non solo calabresi, stiamo vivendo, abbiamo vissuto degli anni incredibili, dove molti comuni calabresi sono stati commissariati, ci sono disastri sanitari dovunque in tutta Italia, non solo in Calabria, però noi di questo ne parleremo anche. Ci sono i dissesti idrogeologici da non sottovalutare, ci sono dei disastri incredibili con le assunzioni nelle scuole, i precari, c'è una roba, le ingiustizie, le leggi incostituzionali. E allora, quando si va a creare una campagna elettorale, noi vogliamo capire che cosa ci state promettendo, cioè davvero siete consapevoli di quello che il cittadino poi deciderà per andare a votare? Che cosa ci state dicendo? Qual è il punto? E noi questo vogliamo capire, cioè noi vogliamo studiare da cittadini quello che in realtà succede e quello che voi loro ci promettono, che però noi dobbiamo avere il nostro ritorno, perché è bello, è giusto andare a votare e dobbiamo andare a votare, dovremmo andare a votare, siamo chiamati a farlo noi qua alla Lamezia Terme tra qualche mese, però cioè, capiamo perché votiamo, per cosa votiamo, votiamo per il cittadino. E allora noi questo vogliamo fare, noi insomma, vogliamo Rumore far capire sarà un questo. Programma fatto da voi cittadini. Sì. Fatto sì. Dallo staff di STV. Sì, che adesso presentiamo. STV, perché io mi posso onorare di avere uno staff a tutto il femminile, tranne un no, ometto. Due, ci sono due. A maggioranza femminile. Vabbè, non è che potevo stare da solo. Maggioranza femminile. Allora, abbiamo fatto lo staff, l'abbiamo creato giorno per giorno in base sì, lo stiamo costruendo, che ci serviva. Allora abbiamo individuato una nuova ragazza, una sì. Nuova ragazza che... Allora, io li dico tutti, cioè io adesso no, ho i nomi. No, la prima la dico io, che dovrebbe, l'ho notata in un programma di Renato Grandinetti, in programmi che ha fatto in giro, l'ho vista in giro, il modo come si comporta, perché deve notare anche tutte queste cose, no? Quello che ha fatto in esperienza, mi sono informato, ho detto a Maria Chiara, bene, io ho individuato la ragazza che potrebbe fare per noi sul nostro programma, che ci potrebbe che dare una mano, potrebbe crescere, perché a noi ci interessa che poi queste ragazze crescono, perché essendo giovani... Ah, io mi auguro questo, nel senso che l'obiettivo è creare nuovi giornalisti, esatto. Cioè nel senso fare ha altre tutte cose. Le qualità che potrebbe diventare. Mi auguro che lei, così come tanti altri, possano una essere... Una brava giornalista, ed è Crystal... Bellingeri, che è veramente... Fa parte del nostro staff, adesso sta dietro le quinte. No, c'è tutto, è bella, intelligente. Vabbè, però vedi, allora sai che ti dico che... Ma tu lo dici, però... io no, direi la bellezza... È un mio amico, non è geloso. La bellezza... Sto facendo i complimenti professionali. Però l'occhio vuole la sua parte, ma la bellezza in questo mestiere non è tutto. Perché se sei bello, ma non balli, non fai niente. Io non brutto, sono molto bella, però vado avanti perché voglio dire, devo essere brava più che essere bella, io no? Sono brutto, allora. E tu sei brutto, appunto vai sono avanti lo stesso. Guarda, no, sto scherzando. Allora, no, aspetta, nominiamo la Crystal Berlingeri, che ovviamente sta con noi dietro le quinte, e ci sono anche Attilio Ferrise, Vincenzo Mercuri, Alessia Gatto, Rosa Gatto e Antonella Ruberto. Sono tutti in questo momento, stanno lavorando tutti per noi, quindi se questo collegamento sta andando in onda è perché c'è gente come loro che sta lavorando e cresceranno ancora di più. E ovviamente io ringrazio Francesco Santoro, Giussi Santoro e Pietro Santoro che sono vegliano sempre su di noi, quindi mio figlio ringraziamo Mario De Grazia,
abbiamo lo staff, Francesco Sacco, abbiamo il nostro staff, bello forte. E certo, dove andiamo senza Francesco Sacco? Dai. Allora, abbiamo uno staff completo e sono contenta perché quando abbiamo lanciato questo programma a loro, ai ragazzi, insomma, lo staff, sono Francesco, l'hanno accolto tutti con molto entusiasmo. E Rumore, sai che è ripreso da una canzone di un'icona del pop italiano, che è Raffaella Carrà. Sì. Quindi io immagino questa sigla costruita così sulle note di Rumore, una hit che insomma la Carrà ha lanciato per anni, ma serviva un titolo strong, qualcosa che fosse, che desse l'idea di quello che sarà. E sarà Rumore. Poi e il programma come sarà strutturato, perché interessa pure questo. Diciamo, in studio ci sarà una certa Maria Chiara Caruso. Ci sarò io. Dove condurrà con l'ospite del giorno. Accompagnata con due ospiti, insomma, tra politici, calabresi, italiani, lametini, locali. E comunque anche sempre ospiti, anche in collegamento, Skype, ci potrebbero essere, sì, in vari modi. In tutte le salse, noi abbiamo i politici in tutte le salse, li acconciamo per le feste, insomma, vediamo. No, sto scherzando. E poi invece tu? Ci sarà un'inchiesta che sarà registrata all'esterno durante la settimana, che sarà l'argomento della settimana. Sì, esatto, noi scegliamo l'argomento. L'incarico che mi ha dato, ci siamo dati, l'incarico del sottoscritto è quello che si fa un'inchiesta sull'argomento del giorno. Sì. Che sarà spezzettato durante l'intervista di Maria Chiara ai personaggi in modo per far vedere a 360 gradi la problematica di quel problema. Esatto. Sarò in giro con voi, per esempio Maria Chiara mi manderà, dico, a Reggio con un'autovettura, sì. Seguiremo tutto il percorso e poi faremo vedere le problematiche che ci sono man mano dentro, che lancia il servizio, che sono in post-produzione. Esatto, quindi all'interno di ogni puntata ci sarà un tema in particolare dove focalizzeremo la nostra attenzione e vogliamo delle risposte, anche perché dobbiamo capire quello che andiamo a fare, cioè. Nel nostro essere cittadino. E poi una cosa che mi piace moltissimo, che noi quando abbiamo pensato, e lo voglio dire, quando abbiamo pensato a strutturare questo programma, ci siamo presi in mano la Costituzione italiana. Che questo, è importante. Che abbiamo fatto questa operazione, nel senso sappiamo. Che... No, non la sa nessuno, quasi nessuno. Cioè, la verità, non si studia la Costituzione italiana ormai. Allora, i vari articoli... So che è basato sul principio del lavoro... certo. Però quello certo. Lo sanno tutti. Quello lo sanno tutti. Lo sa pure mio nipote che... C'è il nostro articolo 21, no? L'articolo 21, lo sanno tutti. Libertà di parola, vabbè. No, però la cosa che abbiamo fatto, anche pensando con Francesco, con Giussi, con Santoro, insomma... E riprendere in mano da dove si parte, perché Rumore, al di là ora dell'icona pop di cui abbiamo accennato poco fa, nell'esigenza di conoscere di più tutti i punti della Costituzione italiana, del perché nasce la Costituzione italiana, che è il manifesto del cittadino, davvero. Ed è una cosa importantissima. E non ti nascondo che tu te lo ricordi benissimo. Abbiamo pensato a dei temi che potessero in qualche modo richiamare l'attenzione su questo documento essenziale per la nostra vita politica. E allora, se noi iniziassimo un po' a ragionarci su cosa che faremo con gli ospiti in studio, volta per volta, forse consapevolmente riusciremo a fare qualcosa di più concreto. Questa è l'idea. Ma questo è anche per far conoscere ai giovani la nuova politica, come sta andando avanti, perché sai, ci sono dei movimenti politici giovanili, vogliamo sapere a che punto sono preparati per affrontare poi un eventuale, diciamo... Un ricambio generazionale. È un ricambio generazionale. A proposito di ricambi generazionali, cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale? Allora, penso che è un'innovazione unica, che se usata bene può aiutare. Il problema è se è usata bene, perché già ci sono polemiche che non è usata bene. Quello è chiaro, però... Che ne so se tu stai parlando tu o intelligenza artificiale? Te ne accorgeresti, si vede, Giovanni. Tu dici, sei difficile da... Sì, sono difficilissima. No, quello lo farebbe tranquilla, lo fa con tutti. Però, no, se usata bene, cosa che può aiutare moltissimo nella ricerca scientifica, per esempio, aiuta in tante situazioni, e se usata consapevolmente bene, perché no, ogni innovazione, ogni novità è buona, bisogna poi capire come usarla ed evitare alcune cose, però c'è sempre ne parleremo, è il rumore. C'è sempre anche l'uomo che
comanda. Beh, quella è una macchina. Perciò... ecco, io ricordo un libro molto bello che è di George Orwell, 1984. Lo devo leggere ancora. No, no, te lo consiglio. Te lo consiglio, molto importante perché ecco, che mi consiglia lei, sono molto. Ma questo è una pietra miliare della storia contemporanea, perché aveva predetto tutto. George Orwell aveva predetto tutto, che gli uomini sarebbero stati tramutati in macchine, questo è un po' il senso. Ed effettivamente è così. E quindi ecco, riprendiamo un po' il passato, però non stando ancorati al passato, perché l'errore che facciamo è spesso anche questo, per guardare un po' al futuro in maniera concreta. Questo è l'anno della concretezza. E questo è il rumore, sarà il nostro programma settimanale, che avrà un break solo nel periodo di Sanremo. Sì, perché sì. Io sarò impegnato al Festival di Sanremo e non avrò modo di. Sì, sarà sì. Un due settimane per quel, di fermo. Sì, due settimane di febbraio ci fermiamo. Lo stesso poi... staff che ci seguirà. Probabilmente. Non tutto, probabilmente il 60% sarà il mio staff di Sanremo, tutto rinnovato. E quindi anche Sanremo sarà una nuova. Però per quello ci facciamo una puntata a parte. Là perché sarà una puntata a parte ancora. Vedremo se riusciremo a fare i contratti. Ah, ecco, che ma non noi, i contratti basilare. Pubblicitari. Ah, ecco. I contratti con le persone che devono venire, quello è il problema. E quello, ancora, quello è un problema, ma vedrai che ce la faremo. Ce l'abbiamo sempre fatto. C'è stato Donatello, già ha fatto una richiesta sua. Vabbè, le richieste, stanze, di Donatella, già, le richieste di Donatella poi ne parleremo. Poi ne parleremo. Poi ne parleremo. Comunque siamo pronti per questa nuova avventura. Siamo pronti per questa nuova avventura, ci stiamo lavorando. Continuiamo a lavorare. Tu gli mi hai sponsor, detto... sponsor, quando glielo abbiamo proposto, sì. Hanno fatto nì, però sono quasi sul sì. Vabbè, se vogliono, se no insomma se si, va... No, si va avanti. Il mio lavoro va avanti soprattutto sì, senza sponsor. Stiamo scherzando. Deve essere così. Però sì, voglio dire... Ringraziamo Francesco che c'è la disponibilità tutto il suo ingegno, il sistema televisivo. Sì, 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 ci stanno dietro, quindi insomma, andremo in onda su STV e Globo TV. Globo TV, social. Sui social, mentre su STV saremo in diretta. E la cosa importante è che noi, sai, che ripristineremo il servizio delle chiamate da casa, quindi in diretta, se avete richieste, se avrete qualcosa, qualche questione da porci. Ovviamente questioni serie, perché è chiaro che noi dovremmo fare poi una scrematura, se arrivano troppe richieste noi purtroppo dovremmo scegliere. Perché poi eventualmente le richieste che fate noi seguiamo con un servizio, però il servizio sì. Deve essere con una richiesta ben precisa sì, e seria. Sì, sì, una non richiesta si parla ben mai precisa. Di cose private, sì, evitiamo. Sempre di cose di interesse pubblico, sì. Perché è una trasmissione pubblica. Sì, sì, è un servizio pubblico, è il vostro servizio, quindi ci sarà la possibilità di interfacciarsi con noi in studio e durante poi nel corso della settimana anche la possibilità, poi vi daremo tutti i contatti appena li avremo pronti, di scriverci di una mail insomma privata, in modo da poterci contattare e dirci, farci capire qual è la questione che volete trattare, che c'è un'urgenza di cui parlare. Quindi questo è il rumore. Le puntate sono, non sappiamo quanto sono, non so. Vabbè. Se ne faremo solo uno, ne faremo 30 fino a... Ma... Però, allora, insomma, sicuramente ce lo porteremo, seguiremo la campagna elettorale, sì, certo, faremo la maratona elettorale, quindi pensate che noi poi nel periodo elettorale andremo in onda praticamente quotidianamente, certo. Quindi vi dobbiamo accompagnare, noi dobbiamo raccontarvi quella che è la realtà sempre politica. Sempre in periodo elettorale, nei limiti che la legge è... certo, noi facciamo tutto nei limiti di legge, poi, non possiamo andare avanti. No, però ecco, faremo campagna elettorale vera e propria, vi racconteremo quello che succede, avete tutto il diritto. Ci siamo, presentiamo pure quest'anno, come finiremo l'anno il 29 dicembre? Come lo finiremo, io e te? No, finiremo tutti quanti. Ciao, ci saremo. Ci sarà il Gala delle Gratitudine. Ah. Quest'anno è la 15ª edizione. No, pensavo come finiremo. Che ne no, so, no, come finiremo l'anno. Concluderemo il 2024 con il solito Gala della Gratitudine. Il 15esimo anno quest'anno. Il 15esimo anno. Tu che facevi 15 anni fa? Sempre iniziavo con te a lavorare. Avevi i pannolini all'epoca. Ancora no, avevo già superato la fase di questa fase
dell'infanzia. Non ricordo della tele. 15 anni fa? Non c'era 15 anni fa. No, 15 anni fa, ma ricordo, però iniziavo con te io 15 anni fa. Io mi ricordo le prime puntate del Galà della Gratitudine, quindi le ricordo benissimo, ero lì con te. Quindi, cioè, noi scherziamo continuamente, però sappiate che facciamo le cose molto serie. E guai se non fosse così. Se non fosse così, perché noi sul lavoro dobbiamo mettere il sorriso. Sempre, sempre. Un po' di ottimismo ci vuole. No. Comunque, ci siamo detti per tutto. Le scarpe. Ma no, è sempre comoda. Hai fatto come già altra volta, l'hai messo in evidenza. Bravo. Sai, però non mi pagano per fare sta cosa. No. No, 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 io non prendo un euro, quindi. Però Giovanni, ti volevo anche dire che sono molto, al di là di tutto, sono molto contenta di essere qui con te. Di fare questa, di intraprendere questa nuova avventura con te, perché è sempre un piacere. Noi poi scherziamo dietro le quinte, ci sta quando la telecamera è spenta, insomma, quello che succede. Che succede in tutta la redazione. Sì, così, sì, sì. Le redazioni che vanno bene sono tutte così: si scherza, si fa, si ride, si litiga. Perché questo è il sale delle cose che sì, vanno bene. Sì, assolutamente. Ci vuole movimento, sì. Movimento, movimento. Assolutamente sì. Comunque noi aspettiamo i cittadini per questo nuovo programma, Rumore, che fra qualche settimana andrà in onda su STV, Globo TV, con tutto lo staff, e vi accompagnerà in tutto il percorso elettorale con la campagna elettorale della città di Lamezia Terme. E così, insomma, capiremo realmente quello che succederà. Bene, Maria Chiara, io ti ringrazio che sei stato ospite qui con me, che hai lasciato il tuo lavoro, i tuoi impegni per dialogare con me in diretta televisiva. Anche questo è il mio lavoro, è il tuo lavoro. E cioè, soprattutto questo è il mio lavoro. Questo è il tuo lavoro. Abbiamo presentato questo staff nuovo e innovativo. Speriamo sì. Ci riusciamo. Sì. E ringrazio già Donatella che è venuta oggi puntualmente, e Cristel e le altre ragazze. Sì, e tutti quelli che stanno lavorando. C'è Cristel che ogni tanto si morde le mani, perché? Ma perché? Ma che lui. Gli fa male la mano, che è successo? Ma no, allora, no, ma tu non lo devi dire. Dietro le quinte, quello che succede dietro la telecamera rimane. È un po' come quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. È la stessa cosa, allora, è la regola della televisione. Vabbè, abbiamo finito. Grazie a tutti. Vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. Ah, a proposito, domani c'è l'appuntamento con il Pronto Sindaco, c'è uno speciale sulla Viva Orlamezia di Tonino Scalese, è molto bello, in diretta degli studi di STV. E allora il sindaco sarà fomentato. Domani il sindaco alle 14:30 sarà qua tutto il pomeriggio. Ma si vestirà con la maglia della Vigor? Non lo so, lo vedremo. Ciao a tutti.